Chiedo alla professoressa Fisicaro di venire a presentare l'ultimo contributo sullo spazio che insegna il laboratorio. Buonasera a tutti, spero che nessuno mi dica fino a quando abuserai della nostra pazienza. Pocatilina, cercherò di essere breve, considerato che si tratta dell'ultimo intervento e che comunque la giornata è stata particolarmente intensa. Il titolo dell'intervento è Lo spazio che insegna laboratorio. Io sono Marina Fisicaro, ho coordinato diversi NEV e ho un'esperienza come docente formatore, oltre a sviluppare azioni di ricerca anche presso un'università straniera. Lo spazio che insegna laboratorio non è rivolto agli studenti, ma è rivolto ai docenti. Quindi, lo scorso anno avevo sviluppato una ricerca, uno studio di analisi su quelli che erano i documenti e le percezioni di un gruppo di insegnanti di scuole di una provincia siciliana. E da lì è nata l'idea di continuare ad indagare attraverso una osservazione altra di quelli che possono essere la documentazione che le scuole pubblicano, ma anche il rapporto di autovalutazione considerato un'aspettativa e considerato anche il punto di vista. Avevo scritto il mio intervento vuole essere un punto di vista e quindi una richiesta per chi di dovere. Al fine di inserire nel RAV un'area che riguardi lo spazio fisico e lo spazio didattico, altrimenti si continuerà a mantenere la visione cognitivista che lo spazio ambiente poco ha a che vedere con l'apprendimento. La relazione con l'ambiente scolastico, come ci ricorda Santoianni, con l'introduzione del paradigma cognitivista si focalizza come statica e autonoma. Lo studente apprende in vitro, cioè è avulso dal contesto di riferimento, e questo è il focus di interesse di questa presentazione. In effetti, le parole chiave possono essere sintetizzate in personalizzazione, metodologia e valutazione per competenze, che vogliono essere anche i nodi concettuali di quello che poi attraverso una triangolazione dei vari documenti che le scuole pubblicano andiamo ad indagare relativamente agli spazi di apprendimento. Quando si parla di spazio di apprendimento rischia di essere a volte un po' ambiguo e un po' dispersivo il concetto, ma sicuramente siamo tutti concordi sul significato di personalizzazione, sul significato di metodologie didattiche e su quella che possono essere gli indicatori per la valutazione di competenze. Ma spostando l'attenzione sullo spazio, io ritorno allo spazio fisico, quindi non soltanto uno spazio inteso come ambiente di apprendimento che riprende quegli indicatori di cui ho menzionato prima, ma anche lo spazio fisico su cui la scuola si trova ad organizzare e a regolare la propria attività didattica. Mi ha colpito l'espressione dell'insegnante della, credo, seconda o terza relazione quando disse: una classe sfortunata perché si trovava in una classe piccola, in un'aula piccola. Effettivamente riassume quello che è il senso delle indagini e di una letteratura che sviluppa l'azione e il valore dello spazio, a partire già da Maria Montessori, come lo spazio maestro e quindi lo spazio il terzo educatore. Ma finché ciò si possa realizzare, è chiaro che bisogna ritornare a un ecosistema o bisogna puntualizzare l'attenzione sull'ecosistema di apprendimento. Quindi una scuola, non vado adesso a riprendere le citazioni che magari inserirò successivamente o nelle slide o negli articoli, nell'articolo, ma in ogni caso ciascuna di queste definizioni ci rimanda all'importanza dello spazio fisico. Eppure, per quanto riguarda lo spazio fisico, quindi inteso come ambiente ecosistemico in cui tutte le azioni e tutte le attività di questo spazio o lo spazio in sé
funge da educatore non sono di stretta competenza delle attività didattiche, dell'azione didattica, nel senso che una frontemazione, una percellizzazione di quello che avviene nella scuola lo vediamo già a partire dalla gestione dello spazio. Infatti la neuroarchitettura sviluppa molto il concetto del terzo educatore e ricerche sono state fatte anche per verificare come ambienti fisici possono migliorare il livello di apprendimento all'interno delle aule, come i colori delle aule incidono su quella che è la capacità di attenzione o il rendimento. Sono stati fatti degli studi per quanto riguarda, per esempio, i laboratori di informatica che, se strutturati fisicamente in un certo modo, orientano a professioni future, perché preparano mentalmente o agevolano mentalmente, facilitano nei ragazzi la possibilità di una scelta per quanto concerne una possibile professionalità anche legata al mondo dell'informatica. Tutto questo nella scuola a volte rischia di essere scollegato. A questo punto riprendo il discorso del PNRR, perché proprio il PNRR, che conosciamo tutti, no? Si tratta del piano di nazionale di ripresa e resilienza, appunto un'azione di fondi notevoli per quanto riguarda il recupero di quelli che sono i divari territoriali e quindi il recupero di fragilità o di studenti a rischio fragilità sulle competenze di base, principalmente in italiano, matematica e lingue straniere. Ma un'enorme quantità di soldi che viene distribuita alle scuole, perché consideriamo che gli allegati che sono stati pubblicati dal Ministero ci danno la misura di quelle che sono le scuole che ricevono i fondi, ci porta anche ad avere contezza di quello che è il numero in percentuale degli studenti che in quella scuola sono a rischio dispersione. Mediamente in una scuola che riceve i fondi del PNRR il 70% di studenti è a rischio dispersione scolastica, dove il rischio viene conclamato se il livello è 3, ma abbiamo già consapevolezza che prima del livello 3, il livello 1 e il livello 2 sono presenti nelle scuole. Dimenticavo, questo studio è stato fatto sugli istituti superiori, il che rende ancora più, come posso dire, sensibile l'attenzione su quello che è il collegamento tra lo spazio fisico e gli ambienti di apprendimento. In questo caso anche nella distribuzione dei fondi o comunque nella formalizzazione del piano vengono date delle indicazioni su quello che si intende per l'azione 1 e quindi come modificare gli ambienti di apprendimento. Eppure l'ambiente di apprendimento viene in qualche modo sempre a sottolineare l'importanza delle metodologie, delle tecniche di apprendimento e dell'insegnamento, dimenticando a volte un termine che è quello del cambiamento. La trasformazione fisica e virtuale non può avvenire se non attraverso il cambiamento, ma il cambiamento non è scontato solo perché vengono distribuiti i fondi, sappiamo tutti che questo non avviene in maniera naturale, quindi è chiaro che questo cambiamento di cui si parla si va in qualche modo a ricollegare anche a quelle che sono state le raccomandazioni del Consiglio europeo quando definisce attraverso gli indicatori che vengono dati dall'OCSE su quelli che sono elementi che costituiscono gli ambienti fisici, che devono essere efficaci, devono essere efficienti, devono rispettare determinate condizioni. Eppure la situazione che noi abbiamo è una situazione che non è parcellizzata. Quindi quando parliamo di un'azione educativa olistica che è protesa allo sviluppo personale e sociale, è una sicuramente una bellissima frase, ma che difficilmente poi si ritrova all'interno dei documenti delle scuole. Quando parlo dei documenti delle scuole mi riferisco al RAV, mi riferisco al TOR, mi riferisco al piano di miglioramento e quindi alla rendicontazione, perché sono
documenti che rappresentano quella scuola e devono dialogare fra di loro. In fondo l'azione educativa olistica è protesa allo sviluppo personale e sociale, e se questi documenti in qualche modo manifestano delle fragilità e non una convergenza di scopo, di obiettivi, è chiaro che l'azione rischia di essere inefficace, anche perché secondo una definizione noi viviamo un nomadismo mediatico. Il nomadismo mediatico porta a analizzare che nelle scuole non esiste più un trasferimento delle informazioni in linea verticale, per cui ci sono le fonti e arriva direttamente all'utente. Questa modalità, questa analisi porta a modificare le modalità. E anche il dover dire, il dire che non è più efficace la lezione frontale, sicuramente è uno di quegli elementi che viene posto in risalto nelle singole scuole. Ma la lezione frontale cozza poi, cioè al di là di quello che può essere a disposizione dell'aula, ma cozza con quella che è la gestione dello spazio fisico, perché è chiaro che i vincoli sono determinati dall'edilizia scolastica, ma l'edilizia scolastica non ha impedito ad alcune realtà e ad alcune scuole di modificare l'organizzazione e la gestione affinché potesse esserci una maggiore convergenza tra spazio fisico e spazio, diciamo, virtuale inteso come digitale. In questo modo per realizzare quella che è una visione più olistica. L'analisi è stata fatta su un campione di scuole della Sicilia e volevo mettere in risalto quelli che sono dei dati strettamente collegati con l'edilizia scolastica e dei dati che sono invece collegati con gli esiti di una lettura e di una intervista che sono stati fatti nelle scuole relativamente agli ambienti di apprendimento. Quindi, preso in analisi quelle che sono le carenze, le difficoltà per quanto concerne la struttura, l'edificio, lo spazio fisico, vediamo che poi le scuole puntano maggiormente a quelle che sono ovviamente le infrastrutture e quindi l'ottimizzazione dei consumi energetici, la sostituzione di infissi. L'organizzazione degli spazi potrebbe far ben sperare per una rimodulazione degli spazi in termini in chiave didattica, ma in effetti quando si parla di spazi si parla principalmente di quegli spazi come la mensa, come le palestre, come i laboratori, che nascono già di per sé con la prospettiva di essere dei laboratori. Anche perché se andiamo ad analizzare i dati di alcune scuole, possiamo benissimo vedere come la situazione dell'edilizia scolastica sia piuttosto difficoltosa, e questo naturalmente non aiuta le scuole a fare buoni interventi. Sono attività che alle quali le scuole hanno partecipato tutte, e anche in questo caso vediamo come gli ambienti digitali a volte vengano confusi con l'innovazione e con gli ambienti di apprendimento innovativi, quando il digitale sicuramente può aiutare ad innovare, ma non è di per sé innovazione se facciamo riferimento alla metodologia. Ho preso dagli avvisi che erano stati pubblicati dal Ministero, questo risale al 2017 e il successivo al 2015, ho ripreso delle parti che interessano gli spazi di apprendimento, però è chiaro che gli indicatori precedenti che non sono qui cerchiati sono quelli più semplici che sono stati dalle scuole soddisfatti. Anche in questo caso promuovere la didattica laboratoriale sembra essere una panacea. Sicuramente la didattica laboratoriale permette anche applicazione di metodologie quali il cooperative learning, la collaborazione, il debate, tutto quello che modifica un assetto tradizionale, però si scontra con gli spazi o con una diciamo non attenta gestione degli spazi. Questi sono i 7 principi che vengono ripresi dal Consiglio europeo
e che venivano poi ratificati per quanto riguardava l'apprendimento OCSE. Anche in questi casi gli ambienti di apprendimento richiedono un impegno costante mettendo tutti in gioco senza provocare un sovraccarico eccessivo di lavoro, oppure l'ambiente di apprendimento si fonda sulla natura sociale dell'apprendimento e incoraggia attivamente un apprendimento cooperativo propriamente organizzato. Questo potrebbe anche significare abbattere le pareti. Sto parlando in maniera così metaforica, però creare degli spazi che consentono agli studenti di modificare, cioè modificare l'organizzazione e l'orario scolastico tenuto conto di quelli che poi dovrebbero essere degli spazi di apprendimento innovativi. E, analizzando il rapporto di autovalutazione, emergono quelle che sono le aree che sono state maggiormente interessate. Ma come vediamo, quando si parla di metodologie didattiche, di organizzazione oraria, rientrano sempre nell'ambito della tradizionale. E quindi anche in questo caso possiamo dire che il 70% delle scuole mantiene separati lo spazio fisico e lo spazio digitale, e lo spazio digitale rimane chiuso nei laboratori. Perché questa discrepanza? Perché poi nel mettere insieme i dati che emergono dai documenti che la scuola redige e quindi pubblica, si fa fatica a far dialogare, nel caso per esempio degli esiti degli studenti e quindi quelle che sono le competenze di base per quanto riguarda gli apprendimenti, si fa fatica a far dialogare quelli che vengono definiti come esiti interni e quelli che vengono definiti come esiti esterni. Tutto questo porta anche ad una debolezza della pianificazione dell'offerta formativa, perché rischia di diventare più un processo burocratico che non effettivamente un'attenzione allo spazio fisico inteso, come abbiamo detto prima, come terzo educatore. Vado avanti, salto le slide che riguardavano gli indicatori che gli insegnanti si ritrovano nel RAV. E a questo punto vediamo come le scuole insistono, perlomeno questo campione di scuole, insiste principalmente sulle competenze chiave, di meno sugli esiti interni versus su esiti esterni e per il 40% sulla formazione docenti. Ma anche questo non può non tener conto di quello che le scuole poi dichiarano sia nel RAV. Queste sono alcune schermate di RAV che le scuole hanno compilato, dove vediamo, faccio un esempio semplicemente per non abusare della pazienza, ecco, in questo caso i risultati scolastici, la priorità e il successo formativo di tutti gli studenti, il traguardo e ottimi risultati nel percorso post-scolastico, ma quando parliamo di ambiente di apprendimento lo troviamo lì esplicitato, ma in effetti non ci sono poi delle attività progettuali o una formazione ai docenti che possa far pensare che a questo sia stato dato un ampio respiro. Sia stato dato un ampio respiro che in effetti aiuti le scuole che aiuti effettivamente le scuole a mettere in convergenza i dati che le scuole hanno, ma che prendono spunto anche dal vero significato di ambienti di apprendimento innovativi, perché l'ambiente di apprendimento innovativo è chiaramente utilizzare e potenziare le strutture scolastiche attraverso anche strumenti e risorse, ma è un modo diverso di progettare e fare in modo che la progettazione abbia nella formazione dei docenti una conseguenzialità. Queste sono sempre affermazioni delle scuole, ma come vediamo sicuramente c'è una buona base da cui partire, ma non possiamo ancora affermare che si sia sulla strada giusta per realizzare gli ambienti di apprendimento innovativi.
a meno che l'ambiente di apprendimento innovativo, noi lo decliniamo soltanto nell'avere le LIM, nell'avere degli strumenti digitali e fare in modo che si passi dal digitale, dal cartaceo al digitale, come se questo fosse l'innovazione. Abbiamo detto più volte, anche stamattina è stato ribadito, che l'uso della penna, della carta, della penna, della scrittura diventa fondamentale per sviluppare dei processi, soprattutto nella prima età, e sicuramente anche per i ragazzi più grandi, altrimenti non si parlerebbe di analfabetismo di ritorno e difficoltà di studenti che dalle scuole superiori arrivano all'università e fanno fatica spesso a leggere e a comprendere, che poi diventa la vera forma di orientamento. Concludo, riprendo quelli che sono gli indicatori per la certificazione che viene attraverso il DigiComp richiesta per gli studenti, e la formazione per quanto riguarda una metodologia che utilizzi anche le competenze digitali di studenti come punto di arrivo diventa uno strumento di equità che contribuisce alla riduzione di quel divario spesso incolmabile in situazioni di contesto socio-economico sfavorevoli. E qui abbiamo, non è molto chiara, il punto di arrivo, ed è sul punto di arrivo che bisognerebbe in qualche modo legare quella che è l'organizzazione, la didattica, la formazione dei docenti e quindi la riorganizzazione oraria. Grazie. Grazie Marina.